Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Le antiche immagini della preghiera, della persona in preghiera, dell'orante, nelle catacombe a Roma, rappresentano la persona che è in questa posizione, che ha le mani alzate. È la stessa posizione di Mosè, l'abbiamo ascoltato nella prima lettura. Mosè che invoca il Signore, che prega il Signore per la vittoria dell'esercito del popolo di Israele su Amalek, e ha bisogno che qualcuno lo sostenga, perché rimanere con le mani alzate a lungo non è semplice. E allora Aaron e Hur procurano una pietra su cui lui si può sedere e poi procurano di mettersi a fianco di Mosè per tenergli le mani alzate, perché solo nel momento in cui le sue mani sono alzate, ecco che allora il Signore aiuta il suo popolo. Le mani alzate ci ricordano l'idea di voler aggrapparsi a Dio, ci ricordano anche in qualche modo l'idea di voler tirare giù il cielo verso di noi. Mani alzate è anche quando i ladri vogliono derubare e ti dicono mani in alto, oppure il contrario, la polizia che vuole fermare il ladro e allora gli dice mani in alto. È un segno di resa, è come dire: io mi arrendo a te, Signore, io ti prego e chiedo che sia fatta la tua volontà, come diciamo nel Padre Nostro. Io mi arrendo. A che cosa mi arrendo? Mi arrendo alle mie pretese, perché la preghiera è un arrendersi alle proprie pretese. Provo a spiegarmi. Quante volte noi chiediamo al Signore di fare quello che vogliamo? Nella nostra preghiera molto spesso accade così. Insegniamo a Dio ciò che è bene. Ci facciamo noi interpreti del bene, del benessere, della giustizia e diciamo fai questo e fai quello. Avete in mente che lo dicevano anche i soldati a Gesù sulla croce, che aveva anche lui le mani alzate, ma gli dicevano fa questo
e allora ti crederemo, scendi dalla croce. È in qualche modo una provocazione. La nostra preghiera rischia di diventare una provocazione a Dio. Gli insegniamo ciò che deve fare e molto spesso Dio non fa che ciò che gli chiediamo. Non lo fa. E grazie a Dio non lo fa. Perché se facesse quello che noi pretendiamo, probabilmente farebbe qualcosa di sbagliato. Perché a lungo andare poi noi capiamo che forse era proprio bene così. Mi è venuto in mente in questi giorni un esempio molto concreto. In questi giorni, qui in Assisi, poi in maniera particolare, abbiamo celebrato la memoria del beato Carlo Acutis, un giovane morto in giovanissima età per una leucemia. Un giovane credente, buono, che è stato beatificato proprio qui in questa basilica, tra l'altro, anche se il suo santuario non è qui, ma in un altro luogo di Assisi, e la sua tomba. Ebbene, se noi guardassimo a ciò che fa comodo a noi, a ciò che ci sembra giusto, noi avremmo pregato il Signore, e probabilmente l'hanno fatto i suoi genitori, i suoi familiari, chi lo conosceva, ma certo, avranno pregato molto perché Carlo non morisse. Ovvio. E Dio ha fatto quello che ha voluto lui. Ma adesso noi ringraziamo il Signore per averci dato la testimonianza di questo giovane, morto in tenera età, in giovane età, che in quel tempo della sua vita ha dato una testimonianza enorme di fede. Noi non sappiamo come sarebbe andata, certo la storia non si fa coi se e coi ma, non sappiamo come sarebbe andata se lui fosse vissuto ancora a lungo, però noi oggi ricordiamo la testimonianza di quel giovane proprio perché è morto in giovane età. Non solo la ricordiamo, ma lui intercede per molti, ci sono dei miracoli già attribuiti a lui. E ci sono molte persone che si avvicinano alla fede grazie alla testimonianza di questo giovane. Ma allora qual era il bene maggiore? Sembra di dire una crudeltà. Il bene maggiore è la morte di uno? Boh. Allora, la nostra preghiera e la preghiera di quella vedova di cui ci parla il Vangelo chiede giustizia, ma qual è la giustizia? Qual è la vera giustizia? Quando Gesù parla della giustizia, intende quel rapporto con Dio che ci dà vita e pienezza di vita e sicurezza e non ci fa cadere nel male. Questa è la giustizia di Dio. La donna pregava il giudice disonesto, andava a dargli fastidio, pregava il giudice disonesto perché facesse giustizia contro il suo avversario. Allora la nostra preghiera dovrebbe essere proprio questa: Signore, fammi giustizia contro il mio avversario, e lo conosciamo bene qual è l'avversario. L'avversario è chi? È colui che ci distoglie dal rapporto con Dio. È il tentatore, è il divisore, questo è l'avversario. È colui che ci allontana da questa familiarità con il Signore, da questo legame con Lui che è la giustizia secondo Dio, che è la fede. È questo rapporto di alleanza, di sicurezza, di amicizia con il Signore. Questa è la giustizia di Dio. E allora per questo Gesù chiede alla fine di questa pagina evangelica: ma quando il figlio dell'uomo verrà ancora, troverà la fede sulla terra? Ed è bello sapere che questo tornerà sulla terra, quando verrà, dice il testo evangelico nella nostra traduzione, quando verrà. Non vuol dire quando verrà alla fine dei tempi, ma ogni volta che viene, trova la nostra fede,
E quando viene il Signore, il Figlio dell'uomo? Viene tutti i giorni. Viene in ogni momento della nostra vita, quando siamo chiamati a prendere una decisione importante o meno importante, quando siamo chiamati a scegliere il bene, quando siamo chiamati a stare accanto a una persona, quando siamo interpellati nella nostra singolarità perché possiamo compiere il bene e fare la giustizia. Il Signore viene, ma allora quando viene trova la fede sulla terra, trova la nostra fede, la nostra singola fede, e trova la fede di una comunità. Pensate, torno a quell'immagine di Mosè con le mani alzate, non è da solo, ci sono Aaron e Hur, c'è la comunità, non siamo mai soli. Quando noi preghiamo non siamo mai soli. Possiamo anche pregare in un angolo della nostra stanza, ma non siamo mai soli. Sappiamo che c'è la comunione dei credenti, la comunione dei santi che c'è accanto. E allora troverà la nostra fede, troverà la nostra fede sostenuta dalla fede dei fratelli. In fondo è un invito quello del Signore, è un pungolo. Signore, accresci la nostra fede, come hanno chiesto i discepoli nel Vangelo che abbiamo ascoltato qualche domenica fa e che adesso ritorna. Accresci la nostra fede, perché noi siamo chiamati a compiere le opere della tua giustizia, a volere il bene che passa attraverso il nostro rapporto con te, la nostra fiducia in te. E ora insieme proclamiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo di lui. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Rivolgiamo al Padre delle Misericordie la nostra preghiera con la stessa insistenza della vedova del Vangelo, certi di essere esauditi prontamente col dono del suo Spirito. Preghiamo insieme e diciamo: custodisci il tuo popolo, Signore. Custodisci il tuo popolo, Signore. Concedi al tuo popolo, che ogni giorno affronta il buon combattimento della fede, la vittoria sul male, per i meriti del tuo Figlio, crocifisso e risorto, che, con le mani alzate, è sempre vivo per intercedere al nostro favore. Preghiamo. Custodisci il tuo popolo, Signore. Per quanti in tutto il mondo sono oppressi dall'ingiustizia, dalla corruzione e dalle guerre, tu che ascolti i gemiti e i silenzi del cuore, fa loro grazia prontamente
e dona la tua pace, secondo la tua infinita misericordia, preghiamo. Custodisci il tuo popolo, Signore. Per quanti sono pellegrini in questa basilica, lo Spirito Santo susciti nei loro cuori, attraverso la santità del poverello di Assisi, la grazia di una sincera conversione, preghiamo. Custodisci il tuo popolo, Signore. Per noi che celebriamo questa Eucaristia, la comunione al corpo del tuo Figlio, aumenti e ravvivi la nostra fragile fede, nell'attesa vigilante del suo ritorno, preghiamo. Custodisci il tuo popolo, Signore. O Padre, abbiamo deposto nel tuo cuore di misericordia ogni nostra preghiera, nella certezza che compirai la tua volontà di bene in ciascuno di noi, attraverso il dono del tuo Spirito in Cristo Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.